Val di Susa, provincia di Torino. Una valle bellissima al confine con la Francia, uno scrigno ricco di storia e di cultura tra il verde dei suoi prati e le cime innevate delle sue montagne, ma anche una valle di misteri, di sparizioni, omicidi, storie di lotte di mafia, di grandi enigmi talvolta irrisolti. Ed è qui, in questa valle, che inizia la nostra storia. Sabato 13 luglio 1996, Santa Petronilla, frazione di Bussoleno, Val di Susa, provincia di Torino. Un uomo sta passeggiando in un bosco quando nota tra gli arbusti qualcosa di strano. Si avvicina, si insospettisce. Sì, qualcosa di strano c'è. Decide di avvisare i carabinieri. Un mese prima, 27 giugno 1996, Poste Centrali, Torino. I dipendenti aprono i sacchi della posta consegnati il giorno prima dal blindato che fa il giro delle agenzie postali per ritirare i soldi. Sorpresa! I soldi sono spariti. È uno scherzo? No, pare proprio di no. L'ispettore della sede centrale apre uno dei sacchi ricevuti e dentro, al posto delle banconote, degli assegni e dei valori bollati, trova mazzetti di ritagli di giornale e di fumetti di Topolino. Un furto. E che furto! Quasi 2 miliardi di lire. Però qualcosa non quadra. I sacchi sono 12. Non 10 come previsto dalla bolla di accompagnamento, e 2 di questi contengono banconote vere, oltre a 500 milioni. Un errore o una beffa dei ladri? L'ispettore delle poste avvisa subito la polizia che si reca sul posto ed esaminando i pacchi uno ad uno scopre che tra le mazzette di ritagli c'è il cedolino paga di un dipendente delle poste, Giuliano Guerzoni. Il ladro ha lasciato la propria firma o si tratta di un grossolano errore? La squadra mobile avvia le indagini, dalle quali emergono subito 2 elementi. Il primo è che il furto è sicuramente avvenuto durante il tragitto del furgone guidato dal Guerzoni. Il secondo, che non può avere fatto tutto da solo, c'è o ci sono dei complici. Giuliano Guerzoni è nato a Strevi, in provincia di Alessandria, a 37 anni, di professione operatore ai trasporti alle poste di Torino. Un lavoro che gli assicura uno stipendio modesto, ma dignitoso. È un impiegato ordinario, ma questa definizione gli va stretta, perché lui ama la bella vita, spendere, divertirsi, circondarsi di belle donne. Ne ha 2 di fidanzate, contemporaneamente. Una sorta di vitellone, sempre in giro per le discoteche, con un sogno: avere tanti soldi. Se fosse ricco volerebbe in Costa Rica, racconta spesso agli amici, per vivere di rendita, darsi alla lettura e alla poesia, 2 sue grandi passioni, godersi sole, mare e belle ragazze. Un sognatore Guerzoni dai modi gentili, generoso anche quando non ha un soldo in tasca, perché il suo stipendio è troppo modesto rispetto alle sue velleità. Per fare tanti soldi bisogna pensare a qualcosa di grosso, si ripete. Come mettere le mani su quel mucchio di soldi che porta in giro tutta la settimana con il furgone blindato? Un'idea che lo accarezza da tempo. Già in passato aveva proposto il furto ad un corriere, ma questi non aveva accettato. Adesso però è il momento giusto, perché proprio quel giorno, mercoledì 26 giugno, ci sono contemporaneamente 3 condizioni favorevoli. È il giorno del versamento dell'ICI. Lui e i suoi complici hanno il medesimo turno di lavoro. E perché una circolare entrata in vigore a marzo impone che i sacchi ritirati non vengano controllati la sera stessa, ma il giorno successivo, garantendo quindi 12 ore di vantaggio ai ladri. Mercoledì 26 giugno 1996,
Giuliano si alza, dà un rapido sguardo alle riviste di viaggi sul tavolo, sognando mete esotiche, poi prende la sveglia e la infilza con un coltello alla parete di casa. Lui di quella vita non ne vuole più sapere. Si prepara ed esce per dirigersi al deposito di Corso Tazzoli a ritirare il furgone blindato. Si mette al volante, pronto ad iniziare il giro. Il suo tragitto prevede di andare in 10 uffici postali a ritirare i cosiddetti speciali, pacchi sigillati con un piombino punzonato che contengono denaro, assegni, valori bollati. Lungo la strada Giuliano si ferma ad un incrocio. Un uomo sale all'interno del blindato e si nasconde all'interno di una cassaforte situata nel retro del furgone e che di solito non viene mai utilizzata. È questione di un attimo. L'uomo sparisce nel nulla e il furgone riparte, dirigendosi in via Nizza, pronto ad iniziare il giro di raccolta. Qui, come prevede il regolamento, fa salire un altro impiegato delle poste, lo scambista, ovvero colui che ha il compito di scendere dal blindato, ritirare il pacco dall'ufficio postale, caricarlo nel retro del furgone e risalire a bordo, ripetendo la stessa operazione ad ogni fermata. Anche due volanti della polizia scortano il blindato durante tutto il percorso. Un piano davvero geniale. Ogni volta che lo scambista esce dal furgone, il complice esce dalla cassaforte, apre i pacchi caricati, li svuota sostituendo il denaro con i ritagli di carta, poi richiude i pacchi con un punzone, un sigillo rubati precedentemente. Terminato il giro in via Arsenale, i soldi vengono scaricati tutti insieme e consegnati alla cassa dello scambista, mentre il complice resta nella cassaforte con i soldi veri. Pronto a scendere alla prima occasione, quando il furgone sarà rientrato al deposito e non ci sarà più la scorta della polizia. Semplice ed efficace. Il complice di Giuliano, nascosto dentro il furgone, si chiama Enrico Ughini, ha 40 anni. È un amico di vecchia data di Giuliano, cui Guerzoni ha fatto da testimone di nozze. Vive a Felizzano, in provincia di Alessandria. È un ex dipendente delle poste, con tanti problemi di soldi. Gli alimenti da pagare all'ex moglie, mobili pignorati, una pensione che non arriva mai. Ma anche lui ama divertirsi, godersi la bella vita, bere e frequentare le ballere. E proprio in una di queste ha incontrato la donna con cui vive ora. Al contrario di Guerzoni, che alla moglie ha raccontato del colpo alle poste, Enrico lo ha taciuto alla sua donna. «Devo andare in banca per un'operazione», le dice quella mattina, uscendo di casa. Ma lei, non vedendolo più fare il ritorno, preoccupata, ne va a denunciare la scomparsa, attirando i sospetti su di lui. I militari effettuano un sopralluogo nell'abitazione della coppia e scoprono che Ughini non è scomparso, è scappato. Qualcosa però alla squadra mobile ancora non quadra, perché l'ultimo pacco ritirato che conteneva all'interno due sacchetti non avrebbe dovuto essere aperto e sostituito. Lo scambista non sarebbe più sceso dal furgone e quel decimo sacco non avrebbe potuto essere aperto senza che lui se ne accorgesse. Ma chi è lo scambista? Domenico Cante, abita a Bussoleno. Oltre al lavoro alle poste, ha anche una piccola impresa che fa impianti elettrici e che gli ha permesso di mettere da parte quasi 600 milioni. Già, perché dal profilo tracciato dagli investigatori emerge che Domenico è uno che non ama spendere. A lui i soldi piace tenerseli, e per averne sempre di più è disposto a tutto. E lui quel 26 giugno a ritirare i sacchi postali, caricarli sul blindato e a fine giro consegnarli tutti alla cassa. E quando gli viene chiesto perché sono 12 sacchi anziché 10, afferma di avere sicuramente smarrito la bolla di accompagnamento. Poi, la mattina dopo, si presenta al lavoro, come sempre. Santa Petronilla, frazione di Bussoleno, Val di Susa. Tre uomini, seduti nel camper di Domenico, festeggiano il colpo riuscito. Certo, si aspettavano di aver rubato quasi 3 miliardi, hanno fatto male i conti. In realtà sono poco meno di 2. Perché nelle mazzette ci sono anche degli assegni, ma non è male comunque. Mentre Giuliano, Enrico e Domenico contano i soldi,
si apre la porta del camper ed entra Ivancella, il quarto complice, un tipo losco che gira sempre armato. Gestisce una pizzeria a Susa, ma è sempre sul lastrico, e chiede spesso soldi in prestito al suo amico Domenico, un favore che ora può essere restituito. Ha diversi contatti con la criminalità albanese slava e la persona giusta per procurarsi i passaporti per espatriare. Ivan ci pensa, poi decide di accettare. Affare fatto. Nella stessa notte i passaporti sono sul camper. Quattro uomini è un colpo miliardario, ma ci sono altri due complici, Pasquale Leccese, ex dipendente delle poste, e Giorgio Arimburgo, un ex rivenditore di moto. I due, secondo i piani di Guerzoni, devono trovarsi al casello di Filizzano, in provincia di Alessandria, affittare un'auto e prendere in consegna una borsa. Dentro ci sono 180 milioni. A consegna avvenuta Pasquale ne prende 30, 10 li tiene per sé, gli altri li mette in due buste da consegnare alle due fidanzate di Giuliano. Perché Guerzoni è sì un ladro, ma anche un signore, e vuole lasciare un regalo alle sue donne prima di sparire. Giorgio invece si tiene 150 milioni, perché il suo compito è quello di volare in Costa Rica e preparare l'espatrio di Giuliano e di Enrico. Giunto a destinazione, Giorgio si organizza, nell'attesa arrivino i due complici, e spende tutti i soldi che ha con sé. I mesi passano e Giuliano e Enrico non arrivano. Arrabbiato, decide di rientrare in Italia, ha bisogno di soldi. Vuole recuperare un po' del denaro rubato lasciato in custodia al padre. Tra un volo e l'altro, durante uno scalo a Madrid, apre un giornale e scopre che in Val di Susa i carabinieri hanno trovato una fossa con due morti dentro. Gli si gela il sangue. 13 luglio 1996. Boschi di Bussoleno, Val di Susa, Torino. Un cercatore di funghi vede della terra smossa accanto a un albero. Si sospettisce e chiama i carabinieri. Scavando nella terra, i militari trovano un sacco a pelo. Dentro, un uomo in divisa da postino. Sotto, dentro un plaid, un altro uomo. Entrambi sono stati uccisi a colpi di pistola. I corpi sono quelli di Guerzoni e di Ughini. Le indagini sulla rapina conducono ben presto sulle tracce di Pasquale e Giorgio. I due restituiscono subito il denaro sottratto. Pasquale, 10 milioni che aveva nascosto dentro il forno, Giorgio, i 150 milioni occultati nel garage della sorella. Nel giro di poco anche Domenico Cante finisce in manette, ad incastrarlo le tracce di sangue trovate nel camper di sua proprietà. Il DNA appartiene alle due vittime. I militari trovano anche della cera lacca e un martelletto per sigillare i sacchi e poco distante, in un canale vicino alla pizzeria di Ivancella, una pistola di proprietà del padre, caricata con cartucce a pallini che usa per sparare i serpenti. Cante viene arrestato. Il suo alibi non regge. La moglie, Gabriella Regis, nega di averlo visto rientrare la notte della rapina e conferma che il sacco pelo e il plaid, prelevati dal camper e usati per avvolgere i due cadaveri, appartengono a loro. Ma lui, anche in cella, si ostina a non parlare. Banditi di provincia, traditi da tanti, troppi errori. Con le più moderne analisi scientifiche dei carabinieri si riesce a incastrare anche Ivancella. Ha sparato con una cartuccia speciale a pallini contenuta in una capsula di plastica. Il reparto scientifico dei carabinieri riesce a trovare un frammento di questa capsula nel cranio di una delle due vittime, che una volta comparata con un piccolo pezzo di plastica rimasta nella pistola, risulta identica. Ma Ivancella è scomparso, fuggito assieme alla sua fidanzata Cristina Quaglia. Per far perdere le proprie tracce, i due arrivano in Francia, poi con un aereo raggiungono la Grecia e infine l'Albania, dove vengono arrestati su segnalazione dei carabinieri. Nel carcere in Albania restano però solo tre mesi, perché nel marzo del 1997, con la rivolta che abbatte il comunismo in Albania, si aprono le carceri e i due scappano. Con altri passaporti falsi si spostano dall'Albania a Istanbul, poi riescono a raggiungere la Bolivia. Ma i carabinieri non si arrendono e, tenendo sotto controllo i telefoni dei familiari dei due, intercettano una chiamata della madre di cella al figlio e riescono a localizzarlo. Il 22 agosto i colleghi boliviani fanno irruzione nella loro abitazione e li fermano.
Una volta individuati, Ivan e Cristina vengono espulsi per possesso di documenti falsi. La loro corsa si ferma. Al loro arrivo in Italia vengono arrestati. Ivan e Domenico sono in galera ed iniziano ad accusarsi a vicenda. Domenico attribuisce a Ivan l'idea di fare fuori Giuliano ed Enrico subito dopo la rapina ed è averlo suggerito già all'inizio del mese di giugno. Secondo Ivan, invece, è stato Domenico a proporre di spartire il bottino da soli. Poco importa chi sia stato l'artefice, sono entrambi colpevoli. La sera del 26 giugno, mentre Enrico, Giuliano e Domenico dentro il camper festeggiano con birra e fagioli il colpo riuscito, arriva Ivan, in tasca, alla pistola caricata con i proiettili per i serpenti e i falsi passaporti che ha promesso. Domenico, seduto al tavolo, ride e scherza, conta i soldi, ma ha con sé la sua 7,65. Ivan inizia a litigare violentemente con Giuliano. Lui vuole subito i suoi 150 milioni, non vuole aspettare. Giuliano non è d'accordo, ma Ivan tira fuori la pistola e gli spara. Enrico, spaventato, si alza e tenta di fuggire, ma Domenico lo fredda, con due colpi alla schiena. I due trasportano i cadaveri nel boschetto e li avvolgono in un sacco a pelo e in un plaid, presi sul camper, e li gettano in una buca che avevano già scavato tempo prima. Poi prendono il camper, lo parcheggiano nel giardino della madre di Domenico Cante e ripuliscono le tracce di sangue. Il processo a Domenico Cante si apre con una svolta. Lui ha deciso di rilasciare una dichiarazione spontanea, di vuotare il sacco. L'ho confidato alla moglie durante una visita in carcere, non sapendo che li stavano ascoltando. Guerzoni meditava il piano da anni, racconta, lo preparava da 3 mesi, da dopo il 16 marzo, quando cambiarono le disposizioni sui sacchi portavalori. Il resto della storia è nota. Il 3 febbraio 1998 la Corte d'Assise di Torino condanna Domenico Cante e Ivan Cella per il duplice omicidio dei complici e per il furto alle poste. A Cante viene inflitta una pena di 28 anni e 9 mesi, a Cella un mese in meno. Cristina Quaglia, Giorgio Rimburgo e Pasquale Leccese condannati per favoreggiamento. Anche in appello la Corte è irremovibile e conferma la pena inflitta in primo grado. Morirò prima di aver scontato tutti questi anni, dice Cante alla lettura della sentenza in assise. Operato al cuore subito dopo l'arresto per un infarto, in carcere la sua salute peggiora. Pesa 110 kg, è cardiopatico, diabetico e bulimico. Più volte viene trasportato d'urgenza in ospedale per problemi di cuore. Il terzo infarto, nel 2004, se lo porterà via per sempre. Per Ivan Cella, invece, rinchiuso nell'istituto di pena di Saluzzo, le porte del carcere potrebbero aprirsi a fine pena, con buona condotta, nel 2024. Un colpo del genere non poteva non stimolare la creatività e la fantasia di un regista. Nel 2000 esce nelle sale Qui non è il paradiso, diretto da Gianluca Maria Tavarelli. Il protagonista è Fabrizio Gifuni, la colonna sonora del maestro Ezio Bosso, ed è ispirato proprio alla rapina alle poste del 1996. Ma resta un ultimo mistero. Che fine hanno fatto i soldi? Ivan Cella, durante il dibattimento, afferma di essere riuscito a tornare una volta in Italia, di avere recuperato le banconote che aveva nascosto sotto dei fusti di birra nella sua pizzeria e di averli portati con sé in Albania. Lì, dopo averli cambiati, li avrebbe investiti in alcune finanziarie. Si sono persi durante le sommosse in Albania, assicura Cella. Ma sarà vero?